Bene ragazzi, bentornati in Project Warlock dopo tanto tanto tempo, anche se in realtà su YouTube questa differenza non si vedrà, dato che la serie è pubblicata man mano. Allora, sviluppiamo un po' le armi. Changes your laser gun into a rapid fire laser gun. Modifies your standard laser gun into a rail gun. Ma allora direi di fare questo. Ok. Poi qua facciamo close range fire spreading device, oppure a distanza. E qua proiettili ad alta velocità. E qui your dynamite is now a proximity bomb. Perché no? E questo, the longer you shoot, the more damage it deals. Freezes enemies, single shot, long cooldown. Perfetto. Abbiamo potenziato tutte le armi, direi. Ok, poi qua negli incantesimi cosa abbiamo, volendo? Storm Rage. Summons a lightning orb that strikes nearby enemies. Polyguard generates a shield that absorbs some incoming damage. Use cost mana. 42 più 2. Ok, Freezing Blast. Executor. Cast a magic axe that deals heavy magic plus melee damage. Facciamo anche questo, dai. E poi Storm Rage. Ok, e vediamo un po' di andare avanti. O almeno ci proviamo. Interaction to upgrade your weapons. No. Ma per selezionare gli incantesimi come si fa? Ah. Bello. Però non so come si cambiano, onestamente. Non lo so. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ok. Qua, questo, e via. Vediamo. Che armi abbiamo qua? Qua niente. Qua. E fin qua tutto ok. Però questo livello qua me lo ricordo come difficile, Come difficile sto livello, cazzo. Per l'appunto. Tessera gialla. Cosa fa quella roba lì? Ma. E vabbè, un po' più distante, no? Cioè no, un po' più vicino, voglio dire, no? Male. Della distanza quello là, che bomba, ma è fortissimo, cazzo. Allora, che male. E ancora ne abbiamo qua. Quanti sono, cazzo, parola. Che casino. Che armi abbiamo qua, eh? Porca miseria. Ciao Pietro. Ma
Alfa. Non ho più armi. Bene, dai. E questo qua? Distrutto. Bene, dai. Insaporendo i mostri. In che senso? È difficile sta parte, eh. Cazzo. Se era difficile sta parte, non me ne ricordavo mica. Sta diventando impegnativo come gioco. Diventando impegnativo. Maledetto infamone. Ok. Allora, ho la chiave gialla. Qua non si va da nessuna parte, sembrerebbe. Vedi qua. Vediamo. Cortina. E che cazzo, ancora voi. Che figata, cazzo. È bestiale. Bene. Quindi adesso abbiamo anche la chiave rossa. Da che parte andiamo? All'inizio, credo. La vita, siamo a posto. Non è vero. Mazza che mira di merda. Piuttosto lungo, Pietro, ti dispiace. È piuttosto lungo, a meno che tu non sia davvero, davvero bravissimo. È piuttosto lungo, sì. Livello completato e vai. Non ho più colpi, merda. Lungo e piuttosto impegnativo, sai. Oh merda. E adesso per andare giù? Ah, ecco. Merda. Cazzo. È bello, cambia sempre ambientazione, cambiano sempre nemici, è una figata, E a tratti diventa veramente cattivo. Adesso stiamo giocando a difficoltà, diciamo, normale. Ma a difficoltà hardcore, mamma mia. Poi la questione delle vite è una bastardata, cavolo.
io ho 14 vite. 14 vite, sì. Però una volta che finiscono devi riniziare il gioco, eh. E ti garantisco che è lunga. Per quello che ogni tanto mi fermo a farmare vite per l'appunto, perché altrimenti diventa complicata come cosa. Ecco, è sta qua la parte difficile, merda. È questa qua la parte difficile, cazzo. Adesso ti racconto, Pietro, sai, dammi un secondo che sta parte qua è cattivissima. Yellow key. Infami. Come si farmano le vite? È andando negli stage singoli, diciamo, nel single player. Riesci a combinare qualcosa, diciamo. C'è che si è aperto qua prima, eh. Che cazzo. E vai. Communications. Hai capito, Pietro? Come si fa? Qualche domanda, chiedi pure. Ha tipo, credo, una cinquantina di livelli, sai. Una cinquantina. Longo cooldown, vedo, vedo. Quanto complessa è sta mappa qua? Parecchio, mi pare. Merda. Dopo. Chiave rossa, dov'è che la usiamo? La chiave rossa è che cazzarola. Merda. Qui ci stupo 2.
Sì. Sono anche boss. Alla fine di ogni macro area c'è sempre un boss, sì. Dopo ne vedrai uno, credo. Devo capire dove vanno. Dov'è la zona, cavolo? Dove vanno gli oggetti? Allora, là c'è la tessera gialla, vediamo. Ah, ecco, era un'area segreta allora questa qua. Oh, perfettissimo. Grande. Torniamo là allora in qualche modo. Dove può essere? La zona di prima, vediamo. Eccola qua. Found a secret. Wow. Oh, caccia la pupazzola. Thank you.
credere che sia un livello piuttosto lungo se non ho ancora trovato la chiave viola, che solitamente è la prima che si trova. Ah, sta parte qua forse me la ricordo, vediamo. Oh cazzo. E vabbè. Piano le lancia, ma no, non va bene questo cazzo. Level complete, workshop. Vediamo se ce l'ho fatta. Stages 1, the tank. Allora, vediamo. Life. Sì, capacity anche, dai. Melee master, pressure hunter, melee master, pyromaniac. Each explosive ammo crate gives you extra fuel. Più 15, dynamite più 1, rockets più 1, and cells più 1, sprinter. You gain an insane running speed, toughness. La tua salute massima è incrementata di 30, il danno in arrivo è diminuito di 20. 20%, bomba. Mitico. E qua abbiamo 3. Bomberman. Compra. Compra. Ok, up. Ma come si fanno a cambiare gli incantesimi che non mi ricordo? Vediamo un attimo, controlli. Next weapon, use magic. Ah, spell selection, scroll wheel più interaction. Davvero? Vediamo. Ah già. Che figata. Utile sapersi. Proviamo a fare il boss, dai. Ho un po' paura, eh. Cazzo, potevo prendere delle altre cose. Merda. Merda. Possibile che sia già distrutto? No, non credo. Ma che cazzo? E vabbè. È posseduto. Adesso è veramente distrutto. E vai. Beh, dai. Pensavo peggio. È stato facile in realtà, eh. Cioè, erano molto più difficili i livelli precedenti che il boss. Bene. Per fortuna, direi. Scendiamo. A meno che...
non si è ancora finito, ma no, no, direi che è proprio finito, perfetto. E vai. The demons are getting too strong for your liking. They now have the power to wipe out whole cities and slaughter entire armies. If they really are so dangerous, you're the only one powerful enough to stand in their way. You've battled waves of vile creatures, faced odds stacked heavily against you, and come out as an unstoppable killing machine. A smile crosses your face as you realize your destination, hell, the source of all the world's evil, will be utterly destroyed in a rush of blood, guts, flames and gunfire. By the end of it, you'll be the most powerful man in history. You almost wish you could keep killing forever. Addirittura. Mamma mia, ok. Vediamo cosa abbiamo da spendere qua. Qua niente, purtroppo. E qua... Summoner. To generate ammo for currently equipped weapon. Ah. Interessante, quindi mi manca solo questo allora. Bene. Bene. Quindi andiamo qua, andiamo qua. Ah, quanti stage sono? Due stages, ok. Oh mamma mia. Inquietante sta roba. The curse spell is now available in the shop. Ah bene dai. Ma che cazzo? Ups. Ah, questa è vita. Tutti lascia persi. Che forte sto coso. Sono più forte quelle donne lì, anche perché hanno il braccio robotico. Cazzo. Ti piace Pietro? A me moltissimo, sai. Questo qua mi sa che era uno switch. Mi avrà sbloccato qualcos'altro in giro da ste parti. Bene. Vedrai che ti farò vedere altri sparatutto loro più avanti che ti piacciono. Spero. Grazie, fa piacere. Sono contento. Anche tu sei simpatico, mi fa piacere così, fidati. Chiave viola. Ok. Chiave viola, chiave viola, Pietro, chiave viola. Da queste parti qua, credo, eccolo qua. Mamma mia che brutto quello lì.
livello completo. Merda. E che cazzo. Figata. Switch to go. Sì, ma che spreco usare il cane mozzo contro sti qua. Che sono delle mezze seghe. Allora, qua niente per il momento. Andiamo avanti. Chiave viola. E che cazzo. Sono un po' in trappola. Allora, abbiamo preso la chiave viola, abbiamo detto, eh. Qua mi sembrava che ci fosse, eccola qua. Di là. Questo qua l'ho sbloccato. Ah, eccolo qua. Merda. Di zombie ci sono. Merda. Hai preso la chiave gialla. La chiave gialla dove la usiamo? Gialla, chiave gialla. Allora, qua è bloccato. Qua abbiamo preso quello che c'era da prendere. Qua non ci sono interruttori. Eccola qua, la chiave gialla. Niente segreti qua, eh. Cazzarola. E vai, workshop. Set points available, vediamo un attimo. Oh, perfetto, capacity. Sì, perché no. Chiudiamo, vediamo se abbiamo qua qualcosa. Tre ne ho. No, sono pochi. Bene, e qua chiudiamo la puntata con Project Warlock, eh. Bene.